Crazy Family, benvenuti nel nostro canale, ma questa volta solo in due. Anche perché oggi siamo fuori dall'Italia, siamo in Grecia, esattamente a Corfù. Ci siamo presi qualche giorno per visitare Corfù, quindi vi porteremo con noi e lo scooter che abbiamo appena affittato. Fagli vedere un po' dove siamo, Gio. A visitare l'isola insieme a noi. Guardate qua che splendor! Abbiamo preso un appartamento proprio sul mare. Questo è l'appartamento, ve lo facciamo vedere, questo che c'è qui alle nostre spalle, che dà proprio sul mare. Quindi dormiremo con questo suono. Che bello, ragazzi. Yes. Allora vi portiamo con noi a Conosciamo Corfù. Insieme Corfù. Arrivati con il nostro super scooter a Issos Beach, a sud di Corfù. Come hai detto appena tu, oh Issos! Vabbè, queste sono le perle di tue sto giro, battute. No? Vabbè, non c'entro niente. Questa volta è mia. Ce l'hanno consigliata perché c'è la sabbia, dicono che c'è un bel mare. Siamo venuti qua stamattina. Abbiamo parcheggiato lì il mezzo. Guarda quante dune, magari ci sarà anche qualche duna in giro. Tavolo così, norme igienico-sanitarie, perfetto. E chi è ammazza, però guarda che griglie.
Allora ragazzi, c'è questa particolarità che vi dobbiamo dire, sì, che per noi è una particolarità, magari per voi no, perché la conoscete. Beh, noi siamo in Italia, non siamo abituati così, diciamo. No. In ogni ristorante che siamo stati finora, pur non avendo ordinato il dolce, te lo portano di default gratuitamente, chiaramente offerto dalla casa, anche se una poi... volta che tu hai già pagato praticamente. Io, io avevo già pagato anche oggi a pranzo, e ci ha detto wait, va bene, aspettiamo. Ed è arrivato questo tortino al cioccolato, tortino cioccolato, tortino caldo al cioccolato. Brownie, infatti adesso me lo devo mangiare, però volevo rendervi partecipe di questa cosa, perché secondo me è una usanza bellissima, a meno che abbiano guardato in faccia a me, abbiano capito che io fai sono golosa e quindi, oppure è un'usanza solo di Corfù e non della Grecia, questo non lo scopriremo, solo vivendo. Invece dopo un'ora e 40 di scooter, esatto, dove siamo arrivati? A Bataria, spiaggia di Bataria, guardate che non so spettacolo. Se si pronuncia così. Boh, Bataria, vabbè. Comunque vicino a Cassio. Non so neanche cosa sia. Ogni camera ha la sua stanza, ha la sua piscina privata, fighissimo. Il mare, come vedete, non è niente di che in questa zona, però c'è la particolarità di quel canal d'amour dove si fanno i tuffi. Oh, 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 oh,
buongiorno, ribuongiorno stamattina, dove siamo? 8:20, eravamo già sul pullman, quindi stamattina c'è stata un po' una sveglia. Esatto. Devastante. Stiamo andando a fare Island Tour. Arrivati ad Alkyonis in questi 4 giorni a Corfù. Ma come sei un... ma sei... come si chiama? Afrodite. Io sono una... Voi dite che sia Afrodite? Una cucla. Una cucca che in inglese vuol dire bambola. Così mi è stato detto. Secondo me è come quando... Ho avuto questo vestito che giustamente voleva vendermelo, quindi... Secondo me invece in realtà è come quando tu vai a farti scrivere il tuo nome dai cinesi, che ti scrivono tipo scemo chi legge, tanto... Chi se ne frega? No, no, ho constatato che, perché me l'ha detto 15 volte, ho detto o mi ha chiamato in qualche brutto nome oppure voleva veramente dire bambola. Beh, comunque siamo ad Alkyonis, questa meravigliosa cittadina, abbiamo mangiato una pizza, vabbè. Abbiamo provato la noi da italiani chiaramente siamo molto critici, ma in realtà non era malissimo. Sì, non era malissimo. In questi giorni abbiamo mangiato tutto tranne che la pizza. Esatto, di solito abbiamo tante verdure, tante robe greche, tanta quindi feta. Tanta feta, che feta. Tanta feta. Tanta feta. L'hai mangiata. Esatto. And then, e cipolle a valanghe. Cipolle a valanghe. Adesso andiamo a Moraitica. Ultimo giorno, the last day, stiamo andando today in Rovinia Beach. Sarà la nostra Rovinia, è l'ultimo giorno effettivamente. Allora vi faccio vedere la strada, abbiamo parcheggiato appena qua sopra il motorino, devo dire che è una strada un po' difficile, però il nostro vento ci ha portati sani e salvi fino qua. Adesso non so per quanto scenderemo, credo sia abbastanza vicino al mare, lo vedo qui sotto. E poi scopriremo se ne vale la pena. Qui c'è frutta se dovessimo aver fame.
sto adesso passando in motorino, fanno il bagno un po' qua e là, ma sono veramente poche le persone. Sì, perché il sud di Corfù è, diciamo, la parte tranquilla, la parte molto più wild. Selvaggia, esatto. Non... La nostra vacanza finita. Siamo già sul Malpensa Express che ci porta in stazione centrale a Milano. Siamo in viaggio di nuovo dopo l'aereo, treno, poi non si sa. Lo scopriremo anche adesso. Siamo tristissimi. La nostra vacanza è finita, ma ci vediamo col prossimo video, alla prossima nostra avventura. Ciao.